Buongiorno, in questo video vi presento l'applicazione Doodle, un'applicazione web che permette di programmare eventi e creare questionari. Per utilizzare Doodle è necessario registrarsi o attraverso la propria mail o attraverso il proprio account Google. In questo caso noi siamo già registrati all'interno del sito. Accedendo al pannello di controllo, arriviamo ad una pagina che ci permette di utilizzare le due opzioni principali di Doodle, ossia programmare un evento oppure creare un questionario. Cliccando su Programma un evento, si apre una pagina nella quale dovremo inserire il titolo dell'evento, la location in cui questo evento avrà luogo ed eventuali note da condividere con i partecipanti. È possibile poi scegliere mese, settimana, giorno e orario preciso dell'evento che si intende creare su Doodle. L'aggiunta dell'orario è comunque facoltativa e non è necessaria per la creazione. Insieme all'evento si può creare un sondaggio da accorpare alle indicazioni fornite ai partecipanti, che contiene diverse opzioni, ossia la limitazione del numero di voti, la limitazione dei voti dati ad ogni partecipante e la possibilità di votare in modalità anonima. Una volta terminata la creazione dell'evento, potremo decidere di condividere con i partecipanti la nostra identità, ossia il nostro nome e l'indirizzo email da cui invitiamo i vari partecipanti. Finito il processo, viene generato un link da inviare ai partecipanti designati via email o condividendolo in altre maniere. Doodle, oltre alla creazione di eventi, permette anche di creare questionari, il cui processo è praticamente uguale a quello della creazione di eventi tramite un editor che ci permette di utilizzare le varie opzioni e di modificarne le impostazioni. Doodle è un'applicazione gratuita divisa in diversi pacchetti. I pacchetti attuali di Doodle sono tre e sono il pacchetto free che permette di utilizzare tutte le modalità di base, il pacchetto private e infine il pacchetto business è indirizzato ai team composti da più persone, permette di utilizzare diversi layout e di personalizzare i sottodomini.